mare, di fredde ciminiere, un fiume di soldatini blu, un cielo scordato dalle fiabe, un sole che non ti scalda mai. Questa mia città ti fa sentir nessuno, ti strozza il canto in gola, ti spinge ad andar via. Questa mia città che spegne le risate, che sfugge a tanta gente, resta la mia città, resta la mia città. Mare di fredde ciminiere, un fiume di soldatini blu. Ma diciamo che la popolazione operaia della Cimata, tradizionalmente la definivamo un'aristocrazia operaia, nel senso che erano quelli che sapevano fare i baffi, come si diceva, cioè avevano una capacità non soltanto di lavorazione ma anche di interpretazione dell'organizzazione del lavoro, e quindi durante le ristrutturazioni, che sono stato anche un fatto continuo, anche perché intervenivano altre aziende, come per esempio l'intervento della La Salle, che è un'azienda americana, ci sono delle riorganizzazioni, diciamo che questi operai sono in grado, sono all'altezza di gestire non soltanto la trattativa dal punto di vista economico e professionale, ma anche di gestire la stessa organizzazione del lavoro. Questa è una cosa interessante nell'analisi, diciamo, sociologica e forse anche antropologica di questa azienda. Un secondo fatto è che al tempo della FLM, quindi stiamo parlando di quei 10 anni in cui unitariamente si curava il coordinamento anche dei settori, la CIMAT rientrava nell'ambito delle aziende dell'indotto, e c'era delle riunioni di coordinamento dei delegati, si facevano persino anche dei bollettini speciali, e era molto diffuso anche il fatto di non solo far conoscere la propria situazione, quindi uno scambio di informazioni sulla propria situazione, ma anche di diffondere l'iniziativa della solidarietà e quindi dell'aiuto reciproco. Sembrerebbe quasi di ritornare alle origini del sindacalismo, che nasce appunto attraverso la solidarietà, prima ancora di arrivare all'organizzazione come associazione, alle lotte, alle conquiste. E anche questo mi pare un fatto sociale che era molto diffuso in quegli anni, soprattutto negli anni 70, quando le battaglie del sindacato erano molto acquisitive. E poi c'è un'ultima cosa che mi pare che aveva un rapporto non soltanto a livello di conoscenza e di solidarietà a livello di fabbriche,
ma anche a livello di territorio, quindi la zona di San Paolo, che tradizionalmente era una zona tipicamente operaia, che aveva anche il suo peso politico nell'ambito cittadino. Il fatto che questa azienda di Corso Trapani riuscisse a dialogare molto con il territorio e quindi ha lasciato anche nella storia, seppur sono passati poi 30 anni e oltre dalla sua chiusura, ha lasciato un'immagine, quindi vuol dire che ci aveva soprattutto un ampio rapporto con il proprio territorio cittadino. Ma diciamo che Don Luigi Ciotti ha avuto una particolare sensibilità nel riadattare l'azienda all'uso del suo gruppo. E la particolare sensibilità si è verificata in due modi. Uno, che è passato dal grigio dell'azienda, tipico il grigio, lo scuro che era di una fabbrica, alla trasformazione in un ambiente molto colorato, sia dal punto di vista interno, sia dal punto di vista anche dell'immagine che poteva dare dall'esterno. E secondo, non ha sacrificato la struttura dell'azienda come era stata impiantata originariamente. Qui sulla piazza di Torino c'era una miriade di aziende, erano decine le aziende meccaniche di Torino. Ho risposto a un'inserzione, a quei tempi si mettevano le inserzioni sulla stampa, ho risposto a un'inserzione ed era la CIMAT. E mi hanno assunto alla CIMAT nell'ufficio metodi e ho trovato la mia azienda qui nella CIMAT, la CIMAT del 1967, ho trovato la mia azienda perché era una vera azienda. Poi dopo sono arrivati gli americani che l'hanno ancora migliorata di molto. Era un modello di azienda. La CIMAT del 1967 era una media azienda, però era un'azienda con tutte le strutture che richiede un'azienda. Io facevo parte dell'ufficio metodi, mi occupavo principalmente delle macchine a controllo numerico, però le discussioni per i cottimi le avevo giornalmente, le discussioni. C'era il cottimo di reparto, gli operai volevano assolutamente avere il 110 per avere qualche soldo in più in busta paga. E quindi bisognava giustificare o in un modo o nell'altro, bisognava aggiustare queste benedette cartoline. Il cottimo rendeva a chi lavorava, però era oggetto di discussioni che non servivano a niente, perché poi alla fine chi aveva la ragione era sempre l'officina. Si faceva la riunione, c'era il responsabile dei metodi, c'era il capo officina. C'era il direttore di produzione che era d'accordo col capo officina e chi ci guadagnava, chi ci rimetteva, secondo me, gira gira, era l'azienda. La produzione della Salle CIMAT era principalmente rettifiche, ma rettifiche speciali per anelli che erano poi anelli per cuscinetti. Quindi le macchine venivano vendute ai costruttori di cuscinetti. Qui in Italia principalmente era la Rive. Poi è diventata la Rive SKF, in Francia era la SNR, Société Nouvelle de Roulement, e poi da altre parti, io adesso non so altri nomi. E facevamo delle rettifiche per interni, per esterni, senza centri, macchine speciali per l'industria automobilistica. Le macchine speciali le abbiamo vendute a tutte le industrie del mondo, compresa la Volvo, la Saab, la Volkswagen, la Ford, la General Motors, oltre che alla Fiat, principalmente alla Fiat. A quei tempi là, a fine anni 60 fino a fine anni 70, quasi tutte le aziende medie a Natale davano il pacco a chi aveva dei figli con meno di 10 anni. Noi qui avevamo anche una bella mensa,
la mensa era veramente una bella mensa, e con la Salle Cima, oltre alla mensa, c'era la distribuzione dei panini per chi voleva. Parlando dei rapporti fra i vari, diciamo, i vari scomparti della fabbrica, posso dire che io come ufficio tecnico avevo prevalentemente il rapporto con l'officina, perché noi come disegnatori poi andavamo in officina a vedere la realizzazione del prodotto, quindi con gli altri enti ogni tanto c'era del rapporto con il settore dell'avamprogetti, ma diciamo che negli altri settori, almeno per quello che mi ricordo io, di rapporti erano praticamente non inesistenti, ma non quotidiani, non dei contatti quotidiani. I contatti che si avevano erano nei momenti di socializzazione della mensa oppure delle assemblee sindacali, però per il resto più o meno i rapporti erano quelli, ecco, diciamo. Ecco, non si possono fare i paragoni fra la realtà della fabbrica della La Salle Cima con il gruppo Abele di adesso, perché La Salle Cima da allora era esclusivamente una fabbrica, quindi addetta alla produzione di macchinario. Il suo compito era quello. Il gruppo Abele è prevalentemente incentrato sull'idealismo, sul sociale, e lo si può scoprire in tutte le varie sue attività che si svolgono qui dentro. Quindi paragoni fra le due realtà non ci sono. L'unico legame che esiste è la struttura. La struttura lega le due, la realtà passata, il passato e il presente. E quando sono andato in pensione ho deciso di impegnare il mio tempo nel volontariato, e avendo un legame stretto, un legame che diciamo affettivo con questa struttura, ho deciso di venire qui, anche perché ritengo che gli ideali di questo, del gruppo Abele, siano degli ideali condivisibili. E il rapporto fra noi volontari e i dipendenti del gruppo Abele io li trovo estremamente positivi, estremamente utili, perché comunque loro ti trasmettono la loro esperienza che noi comunque non abbiamo, noi l'acquisiamo giorno per giorno lavorando con loro e imparando con loro cosa sono riusciti, diciamo, a realizzare in tutti questi anni. Incontrare le persone in strada significa incontrare ogni singola persona nella sua diversità, che sono tante, e cercare in qualche modo con loro in una maniera davvero interculturale, cioè che mette al centro il rapporto, la relazione che si stabilisce tra noi e loro, quelle che possono essere sicuramente le problematiche del vivere in contesti periferici, ma soprattutto le risorse, le opportunità che queste persone hanno e anche la grande ricchezza che hanno da portare nel nostro paese. Penso quindi che in qualche modo quello che raccolgo ogni giorno è una possibilità reale, concreta, dal basso, di costruire dei piccoli percorsi di interazione e di cittadinanza attiva. Quello che noi facciamo con le persone è prima di tutto conoscerle la loro situazione e provare a capire con loro, alla luce degli spunti, delle risorse che hanno, quali possono essere le strade reali da camminare insieme per poter in qualche modo poter vivere un'esistenza migliore. La dimensione di sostegno individuale c'è, la dimensione importantissima, sociale, politica, di costruire con le persone che incontriamo dei quartieri nei quali le persone vivano meglio e possano esse stesse generare delle forme di solidarietà e delle forme di stare insieme che siano cambiamenti, che siano motivo e strumento di cambiamento endogeno nel quartiere. Questa struttura nasce per una donazione che la Fiat ha dato a Luigi Ciotti, in particolare al gruppo Abele, per creare quella che è adesso la sede principale del gruppo Abele. All'interno sono racchiuse, diciamo, tutte le attività culturali che il gruppo Abele fa e non solo. Ed è stata scelta perché è in un luogo storico di Torino che ha un collegamento con quello che è stato il lavoro con la cultura che questo ha creato dietro. All'interno ci sono anche
Libera, che ha la propria sede come sede Piemonte, ci sono le nostre case editrici e da qualche mese abbiamo, aprendo quello che è Binaria, il centro commensale legato a questa cooperativa, portato al nostro interno anche la libreria che era sita in via Pietro Micca, quindi questo polo, e il nostro negozio che vende i prodotti praticamente legati alle terre confiscate. All'interno da qualche mese facciamo anche delle visite guidate tra quella che era la storia di questo luogo, che è stata appunto della Cima, che è una fabbrica storica, e quella che per anni ha occupato per conto del gruppo Abele questo posto, che è la cooperativa Piero Gianni. Siamo arrivati qua nel 2000, ovviamente abbiamo creato una serie di disagi anche all'interno del quartiere, perché per questioni di sicurezza all'interno, cioè intorno a quello che è questo luogo, abbiamo dovuto blindare delle situazioni. Questo però non ha voluto venir meno il nostro incontrare la gente, soprattutto essendo diventato Borgo San Paolo un quartiere ricco di persone, ricco anche di stranieri, ricco comunque di tutte quelle figure che oramai rappresentano comunque la nostra società, abbiamo aperto comunque il luogo anche a una piccola scuola per donne arabe che portano qua i loro bambini mentre loro imparano l'italiano. E così anche stiamo cercando, avendo aperto Binaria da qualche mese, di poter aprire Binaria al quartiere, quindi all'esterno, cercando di costruire con le persone del quartiere legami. Non ultimo pensiamo a settembre di riuscire a fare la cena con i vicini.